un lato la magia della costiera amalfitana, dall'altro le bellezze del Cilento. Al centro c'è Salerno, città dalla storia millenaria, provincia tra le più estese d'Italia. Salerno, negli anni, ha saputo conquistarsi il suo spazio e oggi è un centro turistico-culturale in continuo fermento. Il lungomare è immenso. Un grande giardino alberato, interamente pedonale, lungo quasi 2 chilometri. Di fatto è la strada di collegamento tra il porto commerciale e quello turistico, il Masuccio Salernitano. Da qui è facile raggiungere le baie più belle della costiera. Passeggiando tra grandi spazi e vegetazione esotica, si arriva fino al Teatro Municipale, dedicato a Giuseppe Verdi. La struttura è della seconda metà dell'Ottocento e, per misure e proporzioni, richiama il San Carlo di Napoli. Tra i grandi nomi del Verdi, un giovane Enrico Caruso che qui ha mosso i suoi primi passi. Forse non tutti sanno che Salerno ha ospitato la prima riunione del Consiglio dei Ministri dell'Italia Liberata. Era il 1944. L'incontro è avvenuto nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città, oggi sede del Comune. Una sala rivestita da bellissimi marmi, appunto, che richiamano i colori di Salerno: l'oro, il rosso e il blu.